Bene, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro webinar. Spero che mi sentiate bene. Benvenuti al nostro webinar intitolato Il valore aggiunto dei Managed Service Provider in un mercato in continua evoluzione. Piacere intanto di conoscervi, anche se solo virtualmente. Io sono Alessandro Borgonovo e in Kaspersky mi occupo di sviluppo commerciale del programma per Managed Service Provider in ottica di security. Innanzitutto ringrazio Assintel per lo spazio che ci ha lasciato quest'oggi e ringrazio tutti voi per la partecipazione. Il webinar di oggi non vuole essere assolutamente un webinar di prodotto, ma vuole essere un confronto, una valutazione commerciale di alcune opportunità che spero voi troviate interessanti. Oggi infatti andremo a ragionare sul ruolo dell'MSP e su cosa Kaspersky può offrire ai suoi partner. Innanzitutto lasciatemi fare una brevissima presentazione di chi è Kaspersky come ospiti di Assintel. Di fatto Kaspersky è brand leader in ottica di security. Dopo 22 anni di storia siamo circa 4.000 dipendenti e aiutiamo circa 250.000 aziende in tutto il mondo con più di 400 milioni di utenze. Come facciamo a raggiungere questi straordinari risultati? La storia di questa leadership si può riassumere in tre aggettivi. Siamo globali, siamo un'azienda presente in tutto il mondo. Siamo premiati e non lo diciamo per vantarci, ma lo diciamo con orgoglio per il lavoro che abbiamo fatto, nel senso che ormai è diversi anni che Gartner ci premia come miglior soluzione per endpoint protection. E siamo collaborativi. In che senso collaborativi? Nel senso che partecipiamo e aiutiamo le forze dell'ordine di tutto il mondo contro la criminalità informatica, a prevenire attacchi informatici. Questo come lo possiamo fare? Lo possiamo fare semplicemente perché investiamo tantissimo tempo in ricerca e sviluppo. Il nostro presidente Eugene Kaspersky, oltre a fare questo per business, ovviamente, è anche un grande appassionato di tecnologia e di sicurezza e impiega un terzo del tempo dei suoi dipendenti in ricerca e sviluppo. La ricerca e lo sviluppo è un trend importante in qualsiasi mercato, ma diventa fondamentale nel nostro mercato, nel mercato dell'informatica e soprattutto nel mondo della security, perché come voi sapete la criminalità è innovativa per definizione. E quindi ricerca e sviluppo in questo ambito sono una chiave che ci contraddistingue. Beh, andiamo dritto al tema di oggi. Io in questa chiacchierata vi vorrei lasciare, come dicevo prima, degli spunti commerciali, in modo tale da lasciarvi delle idee. Poi sicuramente avremo modo, e spero, di approfondirle insieme a voi e di poter collaborare. Oggi parleremo del mondo dei Managed Service Provider. Di fatto partiamo da una definizione. Chi è un Managed Service Provider? Probabilmente sono cose che avete già visto. Ma di fatto oggi un Managed Service Provider io lo posso definire come un punto di riferimento per tutte le richieste informatiche di un cliente. Quindi quell'azienda che svolge in modalità di outsourcing diversi servizi. Io l'ho inquadrate in tre categorie, di fatto servizi di help desk, servizi di gestione dell'IT, quindi ad esempio la security o parte di backup e monitoraggio e così via, e ovviamente la gestione delle terze parti, perché all'interno dell'IT di un'azienda concorrono anche terze parti di hardware e di software, quindi facciamo un esempio, l'approvvigionamento di computer, l'approvvigionamento di software di terze parti, ERP, CRM e così via, e tutta anche quella parte di telefonia, connessione a internet, networking, eccetera, eccetera, eccetera. Voi ovviamente mi direte, ma noi come rivenditori già questo lo facciamo, è vero, ma il trend che il mercato ha preso negli ultimi anni, e io l'ho visto proprio dall'inizio ad oggi, è che il mercato per il rivenditore si è trasformato da una rivendita, quindi io rivenditore acquisto qualcosa
principalmente da un distributore, ci metto un margine, lo rivendo ad un cliente trasferendone la proprietà, e questo mercato si è evoluto in un momento di servizio verso il cliente. Quindi non è più riverso un prodotto ad un cliente trasferendone la proprietà, mettendoci un margine, ma fornisco ad un cliente un servizio che sia omnicomprensivo delle soluzioni che a questo cliente serve. Questo servizio come lo ribalto sul cliente? Ovviamente in abbonamento. Quindi non c'è più un concetto di prodotto, ma c'è un concetto di servizio a canone ricorsivo, che include quanto è ne necessario a questo cliente. Questo canone ovviamente può essere concordato tra voi e il cliente, mensile, trimestrale, annuale, come meglio. Poi ovviamente ritorneremo anche su questi temi, ma è fondamentale comprendere come in questi anni il mercato dell'IT, ma non solo, succede anche in altri settori, abbia proprio modificato il suo assetto. Di fatto oggi quindi il managed service provider rappresenta un business molto importante, perché quindi ciò che era all'inizio essenzialmente un ruolo dell'IT, per la fornitura, installazione e gestione di una specifica applicazione, ha conosciuto quindi un'evoluzione verso un mondo di servizi, dove molte imprese hanno proprio esternalizzato e ritenuto il managed service provider come un'estensione naturale del proprio team IT. Quindi si parla di ottica di outsourcing, come dicevamo prima. In questa chiacchierata oggi io non voglio lasciarvi solo il mio punto di vista, ma voglio anche darvi dei dati concreti, in modo tale che si possa ragionare su una base di numeri. Kaspersky quindi ha fatto due survey nello scorso anno, una su clienti finali, come corporate IT, e una invece su managed service provider. Ragionando sui clienti, quindi partiamo dai clienti, quindi partiamo da chi ovviamente ci fa fare business. Abbiamo visto che tendenzialmente la maggior parte delle aziende sotto i 500 dipendenti tende ad esternalizzare. Ad esempio, in Europa lo fa ben il 40%. Quindi, gran parte delle aziende con meno di 500 dipendenti esternalizza la gestione di terze parti, a terze parti del proprio IT. Qual è il numero medio di un cliente, quindi dell'MSP, in un mercato che cresce così tanto? Secondo invece la survey che abbiamo fatto su managed service provider, giusto per darvi sempre dei dati, un numero medio di clienti di MSP si aggira a 197 e il 32% degli MSP dichiara che ha più di 300 clienti. Quindi questo significa che un MSP ha un'ottima customer set. Che tipo di clienti sono questi? Sempre secondo la survey su Managed Service Provider, sono per la maggior parte, 47%, clienti con meno di 10 postazioni. Quindi questo significa che la maggior parte dei clienti degli MSP sono piccole e medie imprese. E quindi nel nostro territorio italiano la piccola media impresa fa da padrone, perché è gran parte del tessuto economico. Quindi già questi dati vi fanno capire che il business da poter andare a prendere tanto, perché le PMI di fatto si affidano a un managed service provider come ruolo di trusted advisory. In un ambito IT, che è molto variegato e mutevole, l'azienda PMI ha insufficienti competenze interne per affrontare queste sfide e di fatto ha anche dei budget limitati. Questo lo vediamo anche dalla crescita costante dei servizi cloud. Di fatto un servizio cloud presuppone che io esternalizzo qualcosa che prima avevo in casa. Ad esempio, Gartner ha sottolineato che nel 2019 i servizi cloud sono cresciuti quasi del 20%. Quindi stiamo parlando di cifre veramente, veramente enormi poi in valore assoluto. E questo quindi fa sì che il ruolo del managed service provider sia sempre più importante nell'aiutare le piccole e medie imprese a rimanere competitive sul mercato. Di fatto oggi cosa possiamo proporre ai clienti e dove potremmo specializzarti? Non lo dico ovviamente solo perché noi trattiamo questi temi,
Lo dico proprio perché ce lo stanno dicendo i trend di mercato. Tra le imprese sotto i 500 dipendenti che esternalizzano la gestione dell'IT, ben il 33% esternalizza la gestione della security. Quindi il trend della sicurezza è un trend molto importante da andare a prendere. E sempre seguendo la survey che abbiamo fatto sui clienti finali, ovviamente, il 21% dei clienti finali che non ha ancora esternalizzato soluzioni di security ha in mente di farlo in questi 12 mesi. È un mercato che secondo le nostre previsioni si espanderà del 64%. Quindi, oltre alla percentuale già elevata delle aziende che ricorrono all'outsourcing per la sicurezza dei IT, molte altre intendono fare lo stesso. Quindi diciamo che l'esternalizzazione dell'IT di fatto diventerà uno standard, passatemi questo termine. E quindi investire su questi temi è sicuramente una cosa molto, molto importante per voi. Il ruolo svolto quindi dall'MSP nell'ambito della collaborazione tra le aziende diventa assolutamente fondamentale, proprio per il motivo di cui dicevamo prima, perché le aziende PMI di fatto fanno fatica ad affrontare le sfide che il mercato ci pone e le sfide che la security ci pone. Quali sono ovviamente i due fattori trainanti di queste decisioni? Secondo sempre gli studi che abbiamo fatto, come avviene per molte decisioni prese in ambito aziendale, ci sono due temi che devono essere valutati. Ovviamente il costo delle risorse e il servizio che queste risorse mi garantiscono. Quindi, oltre la metà delle aziende che stanno pianificando l'outsourcing della sicurezza informatica, queste ritengono che operare in tal modo riduca i costi relativi alla sicurezza, perché di fatto per loro mettere in piedi all'interno dell'azienda un team dedicato alla security potrebbe essere assolutamente più costoso che esternalizzarlo. D'altra parte, ovviamente, è necessario far percepire lato MSP verso questo cliente di avere le competenze corrette e quindi che il livello di servizio sia molto alto. Quindi, andando verso un'azienda che di fatto ammette di non disporre di risorse e competenze interne atte a fornire i livelli di sicurezza necessari per garantire l'operatività del business aziendale, di fatto l'MSP deve dimostrare di avere delle ottime competenze. Perché viceversa, dall'altro lato, si potrebbe scatenare il ragionamento opposto, che l'MSP ovviamente deve tenere assolutamente conto, del fatto che il cliente potrebbe sollevare l'obiezione dicendo: vabbè, da questo punto di vista allora posso coprirmi io internamente e gestirla io internamente la mia soluzione IT. Quindi il ruolo dell'MSP deve essere bilanciato tra due fattori trainanti a livello decisionale che devono essere costi-benefici e ovviamente un servizio di livello. Per riuscire a erogare un servizio di livello, e come vedete il numero dei clienti, come si vede da questa slide, può essere molto molto interessante, ovviamente l'MSP deve garantire al cliente, come dicevamo, un'importante competenza. Da questo punto di vista, Kaspersky vi può dare ottimi vantaggi grazie al programma di specializzazione per MSP. Come dicevamo prima, questa presentazione non vuole essere di prodotto, ma vuole essere una chiacchierata di business. E quindi, se il trend delle aziende PMI è quello di esternalizzare e tra l'outsourcing l'IT security diventa una componente fondamentale, oggi per un MSP affidarsi ad un brand leader fa sì che sicuramente
tra quei fattori decisionali di cui parlavamo prima, quindi la specializzazione, affidarsi a Kaspersky vi dà la possibilità di offrire un prodotto leader. Questa bella testimonianza di Mark Albat, che è il Technical Service Director di ProBrand, appunto ci dice che al momento la cyber security costituisce probabilmente l'aspetto più delicato per i nostri clienti. E quindi per noi la caratteristica più importante di un partner di sicurezza è costituita dalla reputazione della qualità dei suoi prodotti. E quindi lui ritiene che Kaspersky offre entrambe le cose. Quindi in un mercato che da questo punto di vista cresce e i numeri che abbiamo visto sono legati allo scorso anno e probabilmente questa triste vicenda del lockdown può averli solo che aumentati, perché avete visto meglio di me come la digitalizzazione oggi sia un trend assolutamente da cavalcare. A questo punto affidarsi ad un brand come Kaspersky e parlare di cyber security sicuramente offre un'arma per entrare su diversi clienti. Noi come possiamo aiutarvi ad espandere il vostro business? Sicuramente potete scegliere un brand che sia affidabile. Kaspersky è uno dei brand più testati e premiati. Un brand che, come vedete da questa slide, è sicuramente leader rispetto. Ovviamente non è il mio modo di lavorare, screditare la competition, ma questo, come diciamo prima, non è per vantarci, ma è per essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto fino adesso. E di fatto noi abbiamo un programma per managed service provider, quindi per coloro che vogliono gestire l'IT dei propri clienti. Quindi noi possiamo aiutarvi a promuovere la domanda e a distinguervi dalla vostra concorrenza. E a formare ovviamente il vostro personale tecnico e di vendita. Il programma di specializzazione per MSP vi consente di avere una gestione flessibile delle licenze, aumentare i margini e i profitti ed espandervi senza sovraccarichi di business. Questi tre asset sono fondamentali per un MSP, perché di fatto, se abbiamo detto prima che il managed service provider non è più un tradizionale reseller che compra qualcosa, ci mette un margine, lo rivende a qualcun altro, ma diventa un rivenditore che gestisce l'IT del cliente a casa propria, quindi in maniera esternalizzata, offrendo al cliente la possibilità di usufruire di questi servizi, è ovviamente necessario che ci sia una gestione flessibile delle licenze e che quindi io possa accendere subscription mensili o annuali, avendone il possesso, il controllo e l'eventuale modifica. Perché gestendo io le licenze dei miei clienti, devo avere la possibilità di poter accendere e spegnere una licenza sulla base delle esigenze dei miei clienti, che possono essere anche meramente il cliente in questo caso non mi paga più, io non mi espongo verso il mio distributore più di un tot, vado a spegnere la licenza. Questo mi porta anche ad avere dei margini e dei profitti superiori, perché? Perché se usciamo dal concetto di rivendo qualcosa, dove di fatto, diciamocelo onestamente, ci sarà sempre qualcuno che costa meno di me, e vado verso un business dove io offro un servizio a qualcuno, io dentro al mio canone ho una vasta gamma di opportunità di upselling e cross-selling, perché di fatto io posso offrire un canone che è comprensivo di più servizi, dove non è solo compreso il costo della licenza, ma è compreso anche la gestione del parco licenze, l'help desk, eventuali, ad esempio, aggiunte di licenze o aggiunte di funzionalità ed eventuale, ad esempio, consulenza, cosa che in ambito di security è molto importante, perché in un mondo, come vedevamo prima, che è molto mutevole, sapere essere degli advisory sui clienti in ambito di security è sicuramente un valore aggiunto enorme, perché sempre, come dicevamo prima, la criminalità purtroppo cerca sempre di stare un passo avanti alla legalità. Questo mi consente di crearmi un business che è ricorsivo. E quindi cosa succede? Che se ad esempio io oggi vado a fornire un canone da 1.000 euro cada uno a 10 clienti, oggi al 17 luglio, trovo, ad esempio, 10 clienti con 1.000 euro di canone mensile, vuol dire che io accendo la mia macchina il 1° di agosto, che ho una base di fatturato di 10.000 euro. E salvo che qualche cliente non mi chiuda il contratto, questa base da 10.000 euro
può solo che crescere. Viceversa, nel momento in cui io vado a vendere a prodotto, ho un business che è molto più altalenante. Questo vi consente anche di, ovviamente, gestire le marginalità con profitti superiori, come dice questa slide, ma anche di pianificare al meglio gli investimenti presso la vostra azienda, perché avete una liquidità e un fatturato che tendenzialmente è ricorsivo e che può solo crescere. E quindi io non ho sovraccarichi, perché di fatto io vado a dare al mio cliente sempre la miglior soluzione, perché gestisco io le soluzioni del mio cliente, ho la possibilità di accenderle e spegnerle come meglio preferisce il cliente sulla base delle sue esigenze, e non ho sovraccarichi di dover acquistare licenze nuove e magari dovermi gestire licenze vecchie. Quindi questa secondo me è una cosa assolutamente fondamentale, perché significa che io come MSP posso accendere un servizio tendenzialmente con poco o zero investimento, ma andando a costruirmi un business solo sul venduto. Quindi il modello di licensing ovviamente è flessibile, come dicevamo prima, con subscription mensili o annuali che mi possono dare la possibilità di cambiare o modificare il numero delle postazioni a seconda dei miei interessi. Si paga solo per l'utilizzo effettivo, e quindi ho una fatturazione mensile o annuale in base sui miei consumi, e ripeto, io posso essere libero di ribaltare questa fatturazione sul mio cliente come meglio preferisco, quindi voi potete usare anche Kaspersky e il distributore come banca e quindi farvi anticipare l'annualità dal cliente e pagare al distributore mensilmente, e ovviamente per gestire questo con la maggiore e totale flessibilità, Kaspersky vi mette a disposizione un License Management Portal, quindi un portale, una dashboard centralizzata, accessibile H24, dove potete gestire le sottoscrizioni dei vostri clienti. Questo cosa vi consente? Che siete autonomi. Questo vi consente di essere autonomi nei confronti di qualsiasi distributore nel dover gestire la licenza, ma di fatto voi, se anche, esempio, in orario extra lavorativo dovete aggiungere o diminuire licenze per un vostro cliente, questo ovviamente vi è consentito. E a fine mese, o se pagate con annuale prepagato, avete il conteggio corretto delle, licenze che andrete a consumare. Quindi questa dashboard vi dà la possibilità di avere un motore centralizzato per la gestione di tutti i clienti, le licenze e la fatturazione. E poi, soprattutto, un accesso diretto alla console dei prodotti. Quindi io, una volta che ho acceso un servizio, posso andare anche a gestirlo e a implementarlo. Quindi il programma di specializzazione per MSP di Kaspersky, ma ripeto, questi sono temi che sono trasversali a qualsiasi MSP, vi dà la possibilità di fare un setup iniziale rapido e senza grossi investimenti. Perché soprattutto dal cloud voi avete un deployment facile tramite impostazioni predefinite e soprattutto potete dare ai vostri clienti anche delle trial gratuite di 30 giorni. E quindi sapete meglio di me, io sono un commerciale, non sono un tecnico, sapete meglio di me che dal punto di vista commerciale non c'è cosa migliore di dire ad un cliente: questa cosa tu inizia a provarla e poi ne riparliamo. Da questo punto di vista avete anche la possibilità, come dicevo prima, dell'MSP di gestire in totale autonomia la gestione dell'help desk. Il supporto Kaspersky ovviamente è sempre disponibile e avete ovviamente il supporto dei nostri distributori specializzati, ma chi diventa MSP con Kaspersky ha anche la possibilità di avere 5 incident all'anno premium inclusi dentro al programma. Questo significa che voi, per dei clienti più critici, sia per entrare da un cliente, facciamo un esempio, ma sia durante anche il vostro business quotidiano, avete una necessità particolare, avete accesso direttamente al supporto premium ingegneri Kaspersky. Ovviamente avete, come dicevamo prima, un'assistenza per vendite e marketing. Kaspersky è un'azienda leader dal punto di vista del marketing, con l'organizzazione eventi e come presenza anche sul territorio. Avete la possibilità di avere una formazione commerciale tecnica importante, perché sempre, come dicevamo prima, se i due fattori chiave nella gestione di questo passaggio verso l'MP sono i costi e
le specializzazioni, ovviamente il vostro personale tecnico commerciale deve essere formato. Quindi voi avete la possibilità, e ve lo chiediamo anche come requisito proprio per avere un canale sempre organizzato e competente, di avere due corsi assolutamente gratuiti da svolgere per diventare partner MSP, un corso sales e un corso tecnico. Le licenze Kaspersky sono presenti anche in piattaforme di REM Management, posteriormente sono più scelte che possiamo approfondire, ma questo vi dà la possibilità di automatizzarle in dashboard centralizzate. E come dicevamo prima, dal punto di vista della certificazione, voi banalmente potete andare sul portale partnerskaspersky.com, registrarvi come MSP, scegliere il distributore che meglio preferite tra i nostri quattro MSP, che sono Esprinet, Computer Gross, Questar e NewTek Security, svolgere quei due corsi di cui parlavamo prima ed essere pronti a sottoscrivere abbonamenti con noi. Come dicevamo prima, questo non vuole essere un webinar di prodotti, ma vuole semplicemente essere una chiacchierata commerciale per lasciarvi in questa mezz'ora, un'ora delle idee. All'interno del programma MSP, voi una volta che diventerete nostri partner, mi farà piacere collaborare con voi, avete la possibilità di dare ai vostri clienti soluzioni di protezione dell'endpoint. Quindi endpoint inteso sia come client, PC, tablet, notebook, smartphone e così via, ma sia anche come parte server. Protezione dell'infrastruttura, quindi ad esempio sulla parte VDI, che oggi sicuramente con il lavoro da remoto è un altro tema assolutamente importante. Protezione dell'endpoint inteso anche come protezione dell'applicativo, quindi mail server, nel caso di server on premise e Office 365 nel caso appunto di utilizzo di Suite Cloud, e a prescindere poi dalla tipologia di prodotto o servizio che voi volete andare a proporre, una cosa molto interessante che Kaspersky vi può fornire è la Security Awareness. Come Security Awareness noi intendiamo il fatto di rendere consapevoli voi sicuramente, ma soprattutto i vostri clienti, e questa è una leva commerciale molto interessante, in merito agli attacchi informatici. Quindi il tema della security oggi, come diciamo prima, diventa molto sensibile per aziende di svariata natura, quindi per aziende molto grandi ed aziende piccole, perché di fatto non è più importante un dato rubato ad un'azienda grande rispetto ad un'azienda piccola. Il fatto di andare dai vostri clienti e poter proporre un programma di corsi dedicato ai dipendenti su come migliorare la propria consapevolezza informatica, secondo me, diventa una leva molto interessante dal punto di vista commerciale. Quindi con questa platform che voi potete vendere al cliente, Platform di Security Awareness, Kaspersky Automated Security Awareness Platform, potete vendere ai vostri clienti una soluzione dove i vostri clienti possono fare dei corsi, dei training per migliorare appunto le conoscenze informatiche dei propri dipendenti. E questo ovviamente fa sì che il dipendente sarà più skillato nel evitare, ad esempio, di aprire una mail di phishing, eccetera, eccetera, eccetera. Come dicevamo prima, non voglio entrare nello specifico di tutti i prodotti, io spero che avremo assolutamente modo di collaborare e di parlarne poi insieme. Io in questa ultima slide vi voglio lasciare ovviamente una slide di speranza e di positività. Perché diventare un partner managed service provider garantisce una crescita futura. Garantisce una crescita futura perché l'ultimo dato che vi voglio lasciare, sempre dalla survey che abbiamo fatto lo scorso anno sugli MSP, è che il 31% degli MSP
ritiene che come primo valore aggiunto di diventare MSP sia l'incremento della clientela. Quindi questo significa che oggi, come dicevamo prima, abbinato al tema che le aziende tipicamente PMI esternalizzano, ci dà veramente un quadro dove diventare un managed service provider è sicuramente una scelta molto importante per me come azienda di rivendita e una scelta necessaria per essere competitivi nel futuro. Ovviamente, come dicevamo prima, è necessario trovare una chiave di entratura sui clienti e io spero che la security possa essere un valido alleato per voi e che lo possa essere Kaspersky. E vi posso sottolineare che è assolutamente evidente come la riduzione dei costi e l'ottimizzazione dei budget siano i principali fattori, come dicevamo prima, trainanti a livello decisionale. Quindi, se aggiungiamo a tutto questo la carenza di risorse interne specifiche e competenti in un tema di sicurezza informatica, qui davvero emerge in tutta chiarezza l'opportunità di diventare in primis managed service provider e poi di diventare esperti dei cyber security. Per i managed service provider, quindi, è necessario essere pienamente in grado di offrire dei servizi di alto livello atti a soddisfare la crescente domanda di outsourcing e per attrarre nuovi clienti e aumentare entrate, gli MSP devono necessariamente aumentare l'elenco dei servizi offerti e focalizzarsi sul proprio posizionamento di mercato. Perché se d'altra parte questo è un mercato che assolutamente cresce, quello che andrà a morire non è solo il rivenditore che di fatto rivende qualcosa mettendoci un margine, perché come dicevamo prima ci sarà sempre qualcuno che ha un prezzo più basso, ma andrà a morire anche quel generalista che fa di tutto un po'. Perché la sfida che noi dobbiamo andare a prendere è proprio quella di saper gestire diversi clienti in un mondo eterogeneo. E in un mondo così eterogeneo, cosa diventa una chiave di distinguo rispetto alla competition, come diciamo prima sempre, la specializzazione. Quindi i clienti degli MSP si attendono un'efficace protezione in termini di sicurezza IT e elevate competenze di cyber security. La mancanza di competenze specifiche, quindi in tale settore, può, d'altra parte, questo ve lo lascio come consiglio e come monito, far perdere clienti. Quindi, per riassumere, se da una parte oggi abbiamo veramente una prateria dove poter andare a prendere tantissimi clienti, d'altra parte questo business va fatto con le corrette, capacità, con le corrette competenze. E quindi per un MSP si rivela indispensabile costruire un rapporto con la clientela basato sulla propria fiducia e sulla fidelizzazione. E questo si può realizzare solo avendo a disposizione degli strumenti e delle competenze adeguati a supportare i clienti in ogni step del processo. E quindi qui mi rifaccio alla frase del technical director del nostro cliente Pro Brand. La reputazione costituisce un elemento chiave. Un solo passo falso in questo mondo, soprattutto legato alla cyber security, può determinare delle conseguenze spiacevoli a lungo termine e assolutamente a perdere un cliente. Perché la cyber security, come dicevamo prima, sempre è un elemento che oggi mi fa entrare da un cliente, ma è un elemento che se gestito in maniera scorretta mi fa anche uscire subito da un cliente. Perché se io oggi come MSP vado a gestire la sicurezza di un cliente e per qualche motivo questo cliente ha un attacco di malware a cui gli vengono rubati dei dati, questo cliente è perso. Questo cliente è assolutamente perso. Per cui la reputazione di poter essere degli ottimi MSP e le competenze sono oggi la chiave per il successo del futuro. Io da questo punto di vista spero che Kaspersky possa essere per voi un brand che vi accompagni in questa transizione. Io in questi 40 minuti spero di avervi lasciato delle indicazioni interessanti e adesso apro ovviamente alle vostre domande perché mi piacerebbe poi che questo webinar diventasse anche interattivo. Allora,
La prima domanda che mi fanno è possibile dalla console gestire più distributori contemporaneamente spostando licenze da un distributore a un altro distributore? Allora, la risposta è ovviamente sì, nel senso che io sul portale License Management Portal vado ad anagrafarmi indicando un distributore. Poi è ovvio che nel momento in cui questo distributore, per qualsiasi motivo, fido, pagamenti, competenze, ovviamente io non voglio entrare in questi temi, ci dica che non possiamo più lavorare o io voglio cambiarlo, posso assolutamente spostarlo. Questo senza nessun problema. Come dicevamo prima, i nostri distributori sono quattro, Questar, Esprinet, Computer Gross e Newtek Security. E voi potete trovare le licenze Kaspersky o direttamente sul loro marketplace, oppure passando appunto dal nostro portale LMP che poi vi rimanda lato fatturazione al distributore. Quindi da questo punto di vista avete anche una doppia scelta. La cosa fondamentale, ripeto, è che da parte vostra ci sia la volontà e l'interesse a fare quelle due certificazioni che vi richiediamo per essere dei partner MSP e per far sì che appunto voi possiate accedere a tutti i benefici dedicati alla partnership, che ovviamente sono anche scontistiche, eccetera, 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 che poi, ripeto, spero di approfondire con voi poi in un secondo momento. Qualche altra domanda? Dubbio? Interesse particolare ad approfondire? Magari, e spero sicuramente, modo poi di vederci di persona e ritornare in aula a fare eventi, quindi a renderla ancora di più interattiva, dove io vi posso fare anche delle domande. Però nel frattempo, se vogliamo sfruttare questi ultimi 10 minuti e fare altre domande, dubbi, qualsiasi cosa, sfruttiamoli pure, potete scrivere dentro alla chat. Se avete anche dei pareri discordanti da quanto ho detto io fino adesso, ben venga, confrontiamoci. Ok, non ci sono quindi altre domande. Io vi lascio questa slide con i miei contatti e quindi spero che poi possiate segnarveli e comunque le slide vi verranno inviate. Allora, c'è un'altra domanda. Sulla proposta formativa e i corsi. Allora, ecco, la domanda è questa. Sarebbe importante sapere la proposta formativa in dettaglio sui corsi proposti. Allora, di fatto i due corsi che noi andiamo a proporre per i managed service provider sono due corsi gratuiti. Per quello che noi chiediamo ai nostri clienti non è di pagare per avere delle certifiche, ma è quello di impegnarsi a svolgere dei corsi assolutamente online, uno sulla parte sales,
Quindi sulla presentazione dei nostri prodotti, in modo tale che voi poi sappiate andare dai clienti e qualificare la nostra offerta. E un altro corso invece sulla parte tecnica, cioè una volta che io commerciale ho venduto una licenza, come andare poi ad attivarla e soprattutto anche in caso di prevendita, come andare a accompagnare il commerciale nella fase appunto di spiegazione delle licenze e della gestione. Ovviamente noi poi siamo disponibili, noi direttamente o tramite i nostri quattro distributori, a accompagnarvi anche dai clienti, e questo penso sia un valore aggiunto assoluto, e darvi supporto di prevendita e ovviamente, come dicevo prima, anche di post vendita. Io, come vi dicevo prima, i miei contatti, dove trovate sia il mio numero che la mia email. Queste slide vi verranno condivise dai colleghi di Assintel e quindi poi io spero di potervi risentire magari di persona anche, chiacchierare con voi e che voi potete diventare clienti Kaspersky. Bene, non ci sono altre domande, per cui io vi ringrazio molto per la partecipazione e spero di risentirvi presto. Buon weekend e grazie ancora.